Anche nel girone C di prima categoria, pareggio per la prima in classifica. Il San Nicola da Crissa pareggia 0-0 in casa contro la seconda in classifica, la Virtus Rosarno, mantenendo appunto i punti di distacco 6 sulla squadra che adesso è diventata terza, perché in seconda posizione a 5 punti più in basso è salito il Borgia, vittorioso nel derby con l'Academy di Girifalco. Un derby che sembrava chiuso per la squadra del tecnico Fioretti a un certo punto, al 70° circa, con la doppietta di Paparazzo dopo che avevano segnato Russo per il Borgia e Quirino per il Girifalco, ma nel finale al 71° e all'84° Stranieri aveva portato la squadra ospite in parità. Ci ha pensato Mellacci al 94°, quindi in pieno recupero, a segnare il gol del definitivo 4-3 che porta la squadra di Borgia nella seconda posizione, come dicevamo. Nel resto della zona playoff il San Calogero viene sconfitto nell'anticipo di sabato dal Real Pizzo, un Real Pizzo che adesso si riavvicina nella zona playoff. Va bene anche il Chiaravalle, che dopo la sconfitta a tavolino ottenuta dopo che aveva maturato un pareggio nella trasferta di Borgia, invece viene sconfitto per una errata sostituzione da parte della panchina del Chiaravalle, non avendo rispettato la posizione in campo di due fuori quota. Sappiamo che nella prima categoria devono giocare un 2001 e un 2002 almeno, e quindi quando c'è stata questa sostituzione, a quel punto il Chiaravalle si è trovato con solo un 2001 e quindi non è stato possibile. Il giudice sportivo ha segnato la vittoria alla Borgia, però si è ripreso subito il Chiaravalle nella partita di oggi, e vincendo appunto in trasferta a Montepaone contro il Real Montepaone, e mantenendo adesso la quarta posizione a 45 punti, che consentirebbe appunto alla squadra del tecnico Bellini di poter guardare ai playoff. Per quanto riguarda la coda della classifica, bella invece la vittoria della Nuova Valle, che ribalta il risultato contro il Gasperina, vince per 2-1 e si porta a 11 punti che attualmente consentirebbero alla squadra di Valle Fiorita di poter disputare il play-out proprio contro una delle due tra Rombiolese e Real Montepaone. La Rombiolese ha vinto e ha raggiunto il Real Montepaone, entrambe si trovano a 20 punti, quindi in quintultima posizione. Come abbiamo visto, vince anche il Real Mileto, che risale in classifica 2-1 contro il Badolato. E invece va male, abbiamo già detto del risultato, l'Academy Girifalco, che adesso è distaccato dalla penultima posizione di 4 punti e rischia appunto la retrocessione diretta. Segniamo anche il bel 5-1 del Città di Guardavalle contro il Prasar, un Città di Guardavalle che si porta a 43 punti ed è insieme, quindi in pratica con San Calogero e Real Pizzo, nella posizione a lottarsi proprio per questa quinta posizione valida per la disputa dei playoff.